Il centrodestra raduna candidati e simpatizzanti per suonare la carica in vista delle regionali. Dal palco coordinatori di partiti e movimenti parlamentari e il candidato presidente declinano le ragioni per chiedere ancora la fiducia ai molisani. Marone per la Lega, Di Sandro per Fratelli d'Italia, Di Pietro per l'UDC, Lotito per Forza Italia, Niro per i Popolari, Pian per il Molise che vogliamo, Stefano Sabatini per la lista del presidente Il Molise in buone mani. Tutti evidenziano due concetti chiave della campagna. Roberti è l'uomo giusto, amministratore e politico del fare per risolvere i tanti problemi della regione. Senatori e deputati della Porta, Lancellotta, Cesa e Patriciello completano il quadro richiamando, come ha già fatto pure Lotito, l'opportunità di dare al Molise una filiera corta istituzionale e le azioni già messe in campo dal governo Meloni, come lo spalma debiti e i provvedimenti per la stabilizzazione dei precari Covid, ma anche la necessità di stare accanto al tessuto produttivo e commerciale con una regione smart e trasparente, un palazzo di vetro. Il sindaco di Termoli chiude la convention con l'impegno ad assumersi una responsabilità che sa essere molto grande, ma convinto ribadisce il suo slogan di mettere il Molise in buone mani e focalizza l'attenzione su infrastrutture e sanità. Noi dobbiamo puntare necessariamente su un sistema di infrastrutture che garantiscono i collegamenti da Venafro fino a Termoli, collegare la 14 con l'autostrada del Sole, collegare il porto di Napoli con il porto di Termoli e all'interno di tutto questo sistema creare quelle piattaforme logistiche che creeranno sviluppo nelle varie zone, soprattutto in quelle interne, ma metterle a sistema. Si resta in Molise non solo se si ha la possibilità di curarsi, ma dobbiamo rimanere in Molise e dobbiamo far capire a Roma che abbiamo gli stessi diritti di tutti i cittadini dell'Italia. Cioè non si può pensare di ipotizzare una sanità secondo il numero degli abitanti, perché questo sistema condanna la regione Molise.